Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Come vedete, ho implementato la mia postazione, ho sistemato un tavolo in più, ho messo una lanterna, le piantine, ho preso uno scaffalino perché sennò non sapevo più dove mettere le cose, avevo bisogno di spazi. Detto ciò, oggi, come vedete, ci sono dei pacchetti da Wish, quindi andremo a fare un piccolo unboxing. Ci mettiamo subito al nuovo ripiano. Scusate se sentite un po' di sottofondo, chiacchiericci, urle, purtroppo sono vicino all'oratorio e praticamente è diventato un centro estivo e quindi costantemente durante il giorno ho compagnia. Eccoci qua, allora, piano di taglierino e con la prima busta. Questa è una spugnetta, anzi più che la spugnetta è un pettine per la barba, tipo l'avevo ordinata 14 anni fa e finalmente è arrivata. Di questo vediamo adesso subito il prezzo. Come vedete dalla schermata il costo è stato veramente irrisorio, parliamo di un euro, ok? Quindi piccolina, però la proverò, vediamo come si comporta. Andiamo avanti con i prossimi pacchi. Ah, questa invece non l'ho comprata, nel senso che con Wish, un giorno giuro che farò un tutorial, superati 25 euro di spesa ti regalano un piccolo gadget, un prodotto, e questa è un po' insomma quello che avevo selezionato. Andiamo, ma neanche le pile mi hanno dato, mannaggia. È carina tutto sommato, dai, molto semplice, leggerissima. Vediamo, proseguiamo con l'ultimo pacchettino. Ah, ok, questo è un cavetto che serve, dato che io ho nel mio computer un solo buco per le cuffie, permette tramite jack da 3,5 di dividere due eventuali ingressi. E sono questo con il disegno, appunto, con il disegno delle cuffie, per le cuffie o per l'uscita aux, insomma, e quest'altro con il disegno del microfono per poterci collegare il microfono. Molto probabilmente lo utilizzerò per fare delle prove e vedere se riesco a sfruttare questo cavetto qua per il telefono con cui sto facendo ovviamente le registrazioni, e quindi farò dei test e poi vi farò sapere. Beh, il costo è completamente gratuito, ho pagato solamente la spedizione, quindi vediamo se funziona e come, insomma. Che dire, allora, vabbè, è un unboxing abbastanza scarno, per così dire. Prodotto, ho pagato un euro più forse altrettanti di spedizione. Questo ho ricevuto gratuitamente, l'ho superato la soglia di 25 euro per l'acquisto, e questo ho pagato solamente la spedizione di questo perché era gratuito, e quindi penso che con questo unboxing non ho superato i 5 euro di spesa, quindi direi molto bene. Wish funziona per questo. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi. Trovate il bottoncino qua sotto con scritto appunto iscriviti e di attivare la campanella se volete rimanere aggiornati sui miei futuri video. A me piacerebbe che voi lasciaste dei commenti qua sotto, intanto per capire se questo nuovo assetto, questa nuova postazione vi piace o se devo migliorarla in qualche maniera, e poi per qualche suggerimento o se avete dei prodotti che magari vi interessa approfondire. Magari non subito perché se li vado ad acquistare adesso ovviamente ne riparleremo tra un mesetto, però detto ciò, se avete qualche interesse particolare ci possiamo venire incontro. Da VTV è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao! Ah, ovviamente qua sotto trovate anche il link per i miei social, c'è la pagina Facebook e il profilo Instagram, seguite.